Ok ragazzi, oggi siamo su The Ship, una mappa carina che ho pensato fosse interessante portare. Gli zombie spawnano così, allora al solito la mappa non l'ho neanche guardata sul workshop, ho solamente guardato le immagini anche perché purtroppo la mia soglia d'attenzione non mi permette di guardare oltre quelle. Però a parte questo ragazzi, tanta roba graficamente e principalmente è stato questo a convincermi di portarla. Non so quanto difficile possa essere. 2280 qua per aprire la porta, non sono pochi, non sono pochi per nulla. Qui allo spawn ho visto che abbiamo prima di tutto queste che sono tipo... Ah, il quick revive, ok, va bene. Mi sembrano delle munizioni all'inizio. Qua c'è un punto interrogativo. Ah, ho sparato a qualcosa. Quello era uno shootable a quanto pare. Che poi non ho capito nemmeno bene cos'è. Un pirata. Basta, non gli faccio più nulla. Qui c'è una B23R che costa, non ho letto quanto. Costa 750, ok. Qui c'è l'Olimpia, ok. Sono un po' buggatine le... Ma a parte questo, io volevo capire se... Volevo vedere più che altro se c'erano altri pirati a cui sparare. Altri shootable. Anche se non sembra. Non so se prendere la B23R o aprire e andare magari avanti un altro round di coltello. Io direi di aprire e andare avanti di coltello. Visto che... Più che fattibile ancora. I zombie non sembrano troppo incazzosi, insomma. Qui abbiamo l'MP5K 1200. Il ballista 1200. Non conviene a questo punto. E questa che sembra l'Uzi a 1200, anche questa. Ok. Allora facciamo un po' di punti. Il coltello è molto lento, ragazzi. Molto, molto lento. Probabilmente è più colpa della Colt che abbiamo in mano che del coltello in sé. Però diciamo che l'arma non viene ripresa in mano molto velocemente. Quindi tirare tante coltellate diventa difficile. La cassa è qui sotto. Questo lo capiamo dal raggio spaziale. Per il resto, qua abbiamo il... Ah, dobbiamo ottenere 200 kill per prendere l'Electric Cherry. Strano, strana scelta da parte del creatore, ma forse sono tutti quanti perk. Ecco, per esempio, questo sarà il Jug, no? Il Jug 2500 lo possiamo comprare tranquillamente. Allora, tra tutte le armi che abbiamo visto fino ad adesso, mi sembra quella più utilizzabile l'MP5K, quindi direi di prendere questa. Perfetto, MP5K presa. Qui abbiamo 4820, qui abbiamo 3160. Ok. E torniamo a fare i punti, così riusciamo anche magari a prendere il jug e aprire la prossima porta. Tanto gli spawn degli zombie che spawnano così dall'alto, dal cielo, sono prima di tutto belli, ma poi anche molto veloci. Non vorrei morirci male, in realtà. E ancora gli zombie a round 4 vanno giù con tre coltellate, quindi non è male. Però sì, potete vedere quello che vi ho detto prima. A parte, vabbè, il fatto che sono diventato rosso così. I zombie... Cioè, gli zombie, il coltello con quest'arma è molto più veloce. Infatti è molto più utilizzabile. È proprio un problema della Colt con cui partiamo. Ah, là c'è un altro shootable. Ok, ottimo. Ottimissimo. E qui ci sarà l'altro, no? Il capitano ha nascosto una ricompensa. Una ricompensa che non so quale possa essere, effettivamente. Allora, questo qua non è sicuro. Io direi che a questo punto prendiamo il Quick Revive e il Jug quasi quasi, in modo che ci prepariamo bene per i prossimi round e riusciamo ad affrontare il resto della mappa tranquillamente. Quindi prendiamo anche il Jug. Oh no. È un po' un posto... non è un posto troppo buono, diciamo. Ah, però devo dire che per ora gli spawn di zombie, a parte tutte quante queste lucine, non sono troppo fastidiosi. Perché siamo ancora a round 5, questo è vero, però sono più che gestibili. Ok, avrei sperato in realtà in qualche bonus, tipo munizione al massimo, che potrebbe essere più che utile in questo momento della partita. Però vediamo, più che altro perché non... Rischiamo di non riuscire ad andare avanti il prossimo round, quindi io prenderei le munizioni prima di tutto il resto. Dopodiché, prossima porta che dobbiamo aprire, questa qui, 3160, 4820 quest'altra. Oh, ci sono i cani, ok. Finiamo il round dei cani. Ah, eccolo là, le munizioni. Peccato a questo punto averle comprate le munizioni perché non serviva. Ma nonostante questo possiamo lo stesso aprire qua sotto, dove abbiamo l'M16 qui. A parte l'M16, un MP40 qua. I zombie spawnano giustamente anche qua sotto, molto di cattiveria. Un PHD flopper, quello che sembra un PHD flopper qui. No, è un Widow's Vine a quanto pare. Qua a sinistra abbiamo una spada, che voglio prendere ora. Ci servirebbe una bella double tap, che torna sempre utile in momenti come questo, insieme alla speed cola. Ok, allora,
Carissimi zombie, vediamo innanzitutto questa. 3000 costa, cosa che... Potrei farci un pensierino in realtà, perché il fatto di avere una spada è molto, molto figo. Si chiama Steed questa spada, tra l'altro. Molto figo, ma ne uccide uno zombie alla volta, ok. Adesso la vera domanda è... Te lo faccio con lei così? No, mi usa il coltello, peccato. Allora, lasciamo questo zombie. Vediamo qui che bonus era. Dovevo ottenere 30.000 punti, ma mi sa che è il Widows. Sì, è il Widows. Qua c'è uno... Oh, ci ho parlato. Ho saltato e premuto F. Non ho capito quello che voleva effettivamente dirci, però qua comunque ci sono altre due porte che non avevo visto, 2960, e poi la porta del capitano, che forse è la prossima che aprirei, visto che abbiamo preso tutti quanti quei shootable, e teoricamente dovremmo avere la possibilità di ricevere una ricompensa, non so bene quale, però... Spawnano anche i cani? No, ok, erano semplicemente gli zombie e facevano questo rumore. Per un attimo pensavo spawnassero i cani durante il round normale. Chissà fino a quando shotta quest'arma, spero almeno fino al 12, anche se mi sembra un po' eccessivo forse. Però finché ne abbiamo la possibilità sfruttiamola per fare punti, visto che ne facciamo veramente tantissimi. Ok, allora tu dovresti essere l'ultimo, no? Quindi io posso scendere da qua, ottimo. La cosa che vorrei fare in realtà è controllare quanto costa. 4800, ok. È un po' esagerato ancora per quanto mi riguarda, quindi aprire qua. Qui abbiamo il Rusty, ok. E nient'altro, semplicemente quello shotgun. Quindi, oh no, invece no. Abbiamo qua l'M... Ho letto bene? La 1927. Ah, l'M1927, ma è normale che sia qui. Perché è un'ottima arma, per carità, cioè l'accetto volentieri. Però non vorrei che... Boh. Sembra tipo un po' un errore, che è buggata fuori mappa, ma forse è dentro la fornace, è semplicemente una specie di scelta stilistica, si può chiamare così. Scelta di game design. Ok, allora abbiamo i punti per poter aprire la porta del capitano. Porta del capitano che nasconde il capitano stesso, che... Allora, prima cosa che farei è completamente levarmi... questo zombie da dietro la schiena, perché... Ok, stava iniziando a darmi fastidio. In questo modo possiamo esplorare tutto bene. Allora, per chiamare la maledizione del capitano a 1800, qua c'è la speed call a 3000, buono. Qui c'è per prendere un pezzo della mappa. Ah, lì! E costa 1000 per prenderlo per terra. La Blundergat a 2500, veramente? Una spingarda a 2500 così. E questo è per piazzare i pezzi della mappa. Ok, ottimo. Quindi un pezzo della mappa l'abbiamo là. Gli altri pezzi della mappa dobbiamo trovarli, ovviamente. Allora, tu zombie non dovresti respawnare, perché voglio dire, sono qua sotto, sono appiccicato. Non avevo visto questo quadro molto interessante, però adesso non è... La mia priorità non sono i quadri coi culi. Ah, qua c'è la double tap, non l'avevo vista, ottimo. Ok, allora dobbiamo farci semplicemente 1800 per poter prendere la maledizione del capitano. Ok, allora, manziamo di round. Ok, perfetto, ancora shotta quest'arma. Pensavo di essere morto malissimo. Stavo morendo malissimo con questo zombie. Io cercherei di massimizzare i punti anche sparando qualche colpo in mezzo al gruppo così. Tu non corri? Ma quanto sei gentile. Vediamo un po' la maledizione. Cos'è? Semplicemente questa? Lo zombie è morto, ma penso che sia un caso. Allora io prenderei questo pezzo della mappa. La piazzerei qua. Sì, ma sta maledizione così... Ah, faccio esplodere semplicemente gli zombie. È tutto. Ok, è semplicemente questa, quindi. E poi la posso riprendere. Ah, ok, molto buona questa cosa. Cioè, molto buona no, però decentemente buona, diciamo. Allora, piazziamo il pezzo della mappa, che per ora è solo uno. Completiamo anche questo round, allora. Ho completato la challenge delle kill. Adesso dovrei poter comprare l'electric cherry, sì. Non era una bella situazione per nulla quella. Ok, allora. Ah, qua c'è un altro pezzo della mappa, ok. Proviamo a mettere questo pezzo intanto. Ok, sì, ce ne mancano almeno altri due per metterli là sopra. Forse anche altri due per metterli qua, visto che non è centrata. Allora, cerchiamo bene questi pezzi della mappa, dai. Ah, qua ce n'è un altro. Ok, perfetto. Ho trovato un altro pezzo qui. E sono nascosti parecchio bene, quindi un po' difficile da trovare. Ok, piazziamo anche questo pezzo. Controlliamo qua sotto, perché sono abbastanza sicuro che sia qua sotto il pezzo che abbiamo dimenticato. Ah, qua c'è l'altro pezzo della mappa. Perfetto. Vediamo se con i quattro che abbiamo preso
potrebbe già essere completa oppure no. Non ne sono molto convinto, però potrebbe essere, perché comunque con 4 pezzi. Ah no, ne servono altri 2. Ah, ma qua? Ma qua c'è una sweeper così messa per terra. Una blunder gat messa lì per terra. Tra l'altro, infatti è la blunder gat potenziata, ma messa qui così. Forse è lo shootable. Forse è stato lo shootable. E io la prendo, sicuramente non me ne privo. Considerando soprattutto che è un'ottima arma. Ah, qua c'è l'altro pezzo della mappa. Ok, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. No, ne manca uno. Ne manca uno che a questo punto io ho controllato qua praticamente in tutti i posti, tranne in first room. Magari per bene potrei aver dimenticato qualcosa. Tipo qua sopra. Ah, ma qua è una porta. Ragazzi, ma quanto sono stupido. C'è una porta. Ok. Qui c'è il Remington. Tra l'altro, cos'è appena sparito? Non l'ho visto, ma va bene. Qui c'è un altro scheletro. Qui c'è il Mule Kick, che però non prenderò mai tanto. Ok, ok. Qui c'è l'ultimo pezzo della mappa. Va bene, quindi dobbiamo farci 1000 per prendere l'ultimo pezzo. Ok, è ancora sciotta quest'arma. Si è rivelata più buona di quel che pensassi. Qua, ok. Perfetto. Andiamo a piazzarlo qui sopra. Se non sbatto la faccia contro le scale. Ok. Ottimo lavoro a raccogliere tutti i pezzi della mia mappa. Adesso ti permetto di utilizzare la mia shooting gallery. Ci sono diversi tipi di ricompense e anche come sblocchi la fine. Quindi enjoy, cioè goditelo. Bene, vediamo un po' questa shooting gallery di cui parla. Dov'è? Ecco dov'è la shooting gallery. Perfetto, c'è il power punch. È qui. Tra l'altro, cosa sono queste cose? Beh, io non ho proprio un'ottima arma. Ah, per iniziare lo shooting games. Tra l'altro c'è sto QR code che io devo scannerizzare assolutamente per capire di cosa si tratta. È la pagina Wikipedia di un pirata. Ok, ragazzi, penso che possiate scannerizzarlo anche voi se volete. Qui, eccolo qua. Meglio di così non riesco a inquadrarvelo. Però io devo iniziare lo shooting game. Devo sparare a tutte quante queste cose. Ah no, lì. Bello. Ah, ok. Ok, magari il prossimo tentativo verrà meglio, perché questo è un pochino fallimentare. Ok. Mi sa che dovrò rigiocarlo. Peccato per aver fallito così, perché non è stato divertente. Però, visto che praticamente ho fallito principalmente per il fatto di non avere la speed cola, io a questo punto la speed cola la prenderei. Speed cola che è qua sopra. Tra l'altro, mentre che ci siamo, ammazziamo questo zombie, che tanto andiamo avanti col round. Perfetto. Ok, allora io direi che adesso possiamo anche riprovare questo shooting game, magari evitando di fallire malamente come prima. Ok. Ah, va bene, ci dà 6000 e basta. Cioè, non è male per nulla 6000, in realtà è più che ottimo. Ok, proviamo a fare lo shooting game, anche se già è finito il round. Non dovrebbero arrivarci i zombie da dietro mentre lo facciamo, quindi... 0,26. Ah, Paka Puncher Weapon. Ok. Quindi a sinistra ci va a vedere il premio. Ok, non l'avevo visto prima. Ovviamente però diventa sempre più difficile. Se continuo a missarli così non penso che ce la farò mai. Ok. Mamma mia che palle sto minigame. Ah, va bene, ma tanto l'ho finito già. Ok, basta. Fammi smettere di giocare. Oh, buono. Ho cominciato l'arma questa qua. Guarda che figa la mimetica. Ho lanciato la spada che è diventata velocissima. No, solo nell'animazione. Poi il delay tra un attacco e l'altro è sempre lo stesso. Non la posso comunque utilizzare. Ok, no. Non è buono per nulla. Ok, facciamo sto shooting game di nuovo. Questa volta il premio è il tesoro affondato. Quale sarebbe questo tesoro affondato? Mi ha dato punti forse? Non ho controllato. Comunque la cosa migliore è stare qua a camperare con la spingarda. Ok, altro round fatto. Ma tra l'altro ogni singolo bersaglio adesso ci dà 200 punti. Con questo pagapanciamo altre armi, ma non è quello che voglio. A questo punto l'endgame, ragazzi, è per forza con questo shooting range. Qualcosa relativo all'endgame, perlomeno. Ok, ottimo, non ci ho fatto nulla perché ovviamente non mi cambia nulla pagamanciare o non pagamanciare in questo momento, visto che ho le armi, sono già pagamanciate.
Ok, proviamo a rifare di nuovo la shooting range. Soprattutto ora che ci sono i cani, ottimo. Oh, sblocca l'endgame, infatti. Non lo vedo, giuro, ok. Ok, perfetto, già l'abbiamo battuto. Io ero super in full tryhard per cercare di battere questo pezzo, però... Va bene, forse ho anche esagerato. Ok. Dice che abbiamo sbloccato l'endgame, anche se non è che io abbia capito bene dove. Allora, carissimo cane, vado a vedere se magari l'endgame è qui. No, non è qua, ok. Ok, qua. 42.000, ragazzi, li abbiamo. Non ha, secondo me, tanto senso continuare ad andare avanti, perché abbiamo già le armi OP. Abbiamo veramente la possibilità di camperare là sotto e fare quanti cazzo di round vogliamo. E anche perché le armi erano veramente fottutamente forti. Comunque, a parte questo, la mappa è veramente una figata. Vi invito a giocarla perché merita davvero tanto. Tra l'altro è un remastered di una mappa che già c'era su World at War, quindi tanta roba. Fatto veramente bene anche questo tra virgolette porting più che remastered. E niente, ragazzi, ci vediamo a questo punto al prossimo video.